Concerto è dedicato a Gianfranco Barulli, verrà fatto dai vincitori del concorso a lui intitolato e ci fa piacere ricordare Gianfranco perché è stato quello che diciamo ha fondato il Calcit e ha trascinato e ci ha in qualche maniera tracciato la strada che è quella della praticità, quella della concretezza e quella ovviamente di essere sempre pronti per migliorare i nostri servizi del nostro ospedale di Arezzo. Lei ha ricordato che Gianfranco Barulli fece una mossa importante, quella di non aspettare le finanze che venissero date dalle istituzioni, ma... Sì, questa diciamo, è proprio è la caratteristica principale che è rimasta nel calcio, che è la caratteristica di un commerciante dove non si aspetta di fare soldi per investire, ma prima si investe e poi si va a cercare soldi. E il calcio in questo caso diciamo, ha sempre fatto così, ha investito, ha fatto vedere alla città che la cosa era già pronta per entrare in attività e poi è andata a chiedere soldi. Questo ci ha permesso di fare delle cose veramente strabilianti come i centri oncologici che parlavamo appunto di miliardi oppure di milioni di euro e questa è un po' la nostra caratteristica che ha permesso appunto di anticipare i tempi. Sono i vincitori della 19ª edizione di maggio scorso, sono 15, io ricorderei il vincitore assoluto, Giacomo Danzi, un cantante, e tanti altri premiati. In questi anni che lei si è dedicata a questo comparto musica Calcit, quante soddisfazioni ha avuto? Tante, perché dopo 30 anni vediamo le generazioni dei ragazzini che venivano alle prime edizioni che si trasformano in maestri e vengono in commissione. Quest'anno poi c'è una novità, faremo l'orchestra del Calcit, composta appunto da vincitori ormai diventati grandi, da maestri, da ragazzi cresciuti nel nostro concorso. Non vorrei dimenticare, ti hai rammentato la musica, anche la danza, la rassegna di danza che purtroppo sono 3 anni che salta per via di questo maledetto Covid, però ecco anche con la danza si sta facendo un bel lavoro, mi piace rammentarla perché insomma 3 edizioni mancate sono tante. Noi abbiamo iniziato questa stagione concertistica dei concerti da camera della CAMU 2022, organizzata appunto dalle 7 note dal maestro Provenzani e ci sembrava doveroso inserire al suo interno delle giornate dedicate proprio al Calcit per l'importanza che il Calcit ha per la nostra città e soprattutto anche a livello musicale per la scoperta di nuovi talenti.